Ciao ragazzi, oggi presentiamo un accessorio utile a tutti quelli che posseggono un Samsung Galaxy Nexus, ma anche Galaxy S2, Evo 3D, Sensation e tanti altri. Parliamo ovviamente dell'adattatore MHL che ci consente di connettere il nostro smartphone alla TV e quindi di usufruire della funzionalità conosciuta come HDMI Mirroring. Vediamo come è fatto appunto questo adattatore. Da un lato abbiamo un cavo micro USB che si connette allo smartphone, dall'altro abbiamo un'uscita HDMI standard dove appunto noi inseriremo un cavo da collegare alla TV. Inoltre abbiamo un'ulteriore entrata micro USB. A cosa serve? Serve in pratica per collegare il caricabatterie. Infatti questa tecnologia MHL necessita di alimentazione ausiliare durante la funzionalità di HDMI Mirroring e tra poco vedremo come funziona. Eccoci qui finalmente con Samsung Galaxy Nexus collegata alla TV Full HD tramite cavo HDMI standard. Questa appunto è la funzionalità di HDMI Mirroring. La cosa che si nota in primis è il fatto che si risetta di base in modalità landscape, quindi assolutamente no in portrait, e che è veramente eccezionale per quanto riguarda l'esposta dei comandi. Non abbiamo nessun lag. Per quanto mi riguarda, io ho già provato questa funzionalità su LG Optimus Dual al tempo, però qualche volta in quel caso dei lag li avevo notati. In questo caso assolutamente no, il tutto è perfettamente in tempo reale. HDMI Mirroring ci permette tante cose, un po' tutto quello che facciamo sul smartphone lo possiamo fare anche su TV, direttamente sulla nostra TV. Ad esempio, navigare sul web. Vediamo se la connessione ci assiste, vediamo. Oggi è un po' ballerina. Vedete come noi possiamo tranquillamente leggere senza necessità di zoomare sul testo, perché comunque è tranquillamente leggibile. Ovviamente chi ha qualche problema di vista può anche zoomare. Vedete come il tutto risponde alla perfezione in maniera fluidissima, senza lag. Possiamo ovviamente anche visualizzare la nostra galleria di foto. Ad esempio, entriamo in questa galleria. Quindi scorrere le nostre foto, quindi se siete interessati a presentazioni o comunque vi piace semplicemente far vedere le foto delle vostre vacanze, potete farlo appunto senza dover mettere foto su una chiavetta USB o su un DVD. Vedete come possiamo tranquillamente zoomare, visualizzare tutto quello che vogliamo. Ovviamente possiamo anche guardare film in full HD. Adesso vediamo un video demo. Ovviamente la fluidità è eccezionale in quanto in dual core riesce tranquillamente a gestire i filmati in full HD. Possiamo anche, volendo, divertirci magari giocando a qualche gioco. Ne vediamo uno. In particolare vediamo Roboto, un simpatico platform che rende veramente molto bene su TV. Thank you.
Praticamente morto, comunque è veramente giocabilissimo, veramente molto bello. Una cosa che ho notato, una pecca, è che praticamente è impossibile giocare o comunque visualizzare, usare normalmente quelle applicazioni che di base usano una visualizzazione in modalità portrait. Ad esempio, andiamo su Cut the Rope, il gioco che è praticamente in portrait, e vedete come abbiamo la rotazione in modalità landscape, e quindi sarà impossibile giocare a giochi di questo tipo, comunque visualizzare applicazioni in maniera normale, nemmeno con le bande, diciamo, nere. Quindi questo è, diciamo, un limite, forse non so se c'è il modo di forzare questa cosa, però mi pare di aver un po' smanettato, mi sembra di no. Comunque indagherò. Quindi questa era la funzionalità di HDMI Mirror, quindi ci permette di fare tutto quello che vogliamo, che sostanzialmente facciamo sullo schermo del nostro smartphone, sulla TV. È veramente bellissima, una figata per tutti quelli che magari vogliono la massima multimedia per il proprio smartphone. Unica pecca è il fatto che necessita appunto di alimentazione ausiliaria mentre usufruiamo appunto di questa funzionalità, ma questo è un limite della tecnologia MHL e ovviamente dobbiamo un po' accettarla. E con questo è tutto, quindi vi rimando al prossimo video. Un saluto da Matteo di Android Geek.